Buongiorno a tutti dal Salone della CSR in Bocconi a Milano, in collegamento in remoto questa volta a causa Covid con tanti spettatori. Il tema di questo workshop è quello delle comunità responsabili e smart city, come cambia la mobilità urbana. Un tema sicuramente di grande attualità. Direi che in questo momento anzi è uno dei temi chiave nella logica di recovery urbana, sia per i soggetti pubblici, i comuni in primo luogo, ma i gestori naturalmente di trasporto pubblico, ma anche per i soggetti privati e alla fine per tutti, perché noi siamo degli utenti della mobilità. Quindi dicevo, un tema assolutamente attualissimo, che ha molte implicazioni, in termini di smartness delle nostre città. Oggi il tema della digitalizzazione, della compatibilità ambientale, del coinvolgimento degli stakeholder, che sono i tre elementi principali di una città smart, sono appunto temi assolutamente chiave per tutti i comuni e tutti gli operatori, e siamo anche in una situazione di forte innovazione, dove rispetto a forme di mobilità più tradizionali si sono affacciate forme di mobilità innovative, ad esempio in sharing. Milano ne è proprio un esempio di moltiplicazione tra bike, car sharing, poi monopattini e altre forme di proliferazione non privi di nuovi problemi di gestione e di regolamentazione. Quindi questo è un tema, diciamo, che può essere visto sotto diversi punti di vista. Può essere visto anche dal punto di vista aziendale, in termini di orientamento delle scelte dei propri dipendenti e dei propri fornitori, in termini quindi di mobility management, anche qua con una rinnovata necessità di innovazione nella gestione da parte delle imprese delle forme di mobilità, che offre sicuramente delle opportunità ma anche delle sfide, perché appunto ci troviamo in tempi molto rapidi a dover prendere e assumere delle scelte innovative, a volte senza averle potute testare fino in fondo. Ecco, su questo tema abbiamo quattro relatori particolarmente interessanti, credo, per il nostro uditorio, con dei punti di vista diversi. Due li abbiamo qua in presenza, due si collegheranno in remoto. Alla mia destra c'è Stefano Porro, che è il Future Mobility Manager di Pirelli, che inizierà per primo. Alla mia sinistra, che invece chiuderà il ciclo, c'è Claudio Bertone, Key Client Manager di IGP Deco. E poi invece a distanza il secondo a intervenire sarà Riccardo Amoroso, Head of City e City Enelix, e Luigi Contestabile della Direzione Stazioni, responsabile Asset Advisoring e Sviluppo Servizio di RFI. Quindi, diciamo, dei punti di vista diversi, io direi di iniziare subito con Stefano Porro, dove in Pirelli ha svolto diversi ruoli e fino anche quello di Mobility Manager. La prima domanda che rivolgiamo a tutti i nostri quattro relatori è di raccontarci qual è il loro approccio al tema della mobilità sostenibile e quali casi innovativi stanno sviluppando e hanno sviluppato. Naturalmente nel caso di Stefano Porro c'è un laboratorio privilegiato, che è quello a Milano del quartiere Bicocca, dove Pirelli da sempre è impegnata anche sul tema della mobilità sostenibile, e quindi ben volentieri gli cedo la parola. Grazie mille. Allora, buongiorno a tutti, mi fa molto piacere essere qua, presente a questo panel, veramente molto interessante. Non so se è possibile mostrare le slide nel frattempo. Ok. Allora, grazie mille. Appunto, intanto mi faceva piacere partire da questa slide, dove ho riportato anche una pubblicità di un po' di anni fa, del 1960, sui pneumatici da bicicletta per Pirelli, perché appunto al di là dei pneumatici per la Formula 1 e tutti quelli che voi conoscete, in realtà il primo amore per Pirelli è stato proprio il pneumatico da bicicletta, che alla fine dei 1800
800 sostanzialmente, il primo pneumatico è stato proprio un pneumatico da bicicletta, quindi proprio anche il business sicuramente di Pirelli è molto legato alla mobilità sostenibile. Però diciamo che oggi non siamo qua effettivamente per fare la storia del pneumatico di Pirelli, ma per vedere come effettivamente in questo momento ci stiamo attrezzando e stiamo affrontando tutte le sfide di mobilità che si stanno presentando in una città come Milano e in generale nel mondo. Sicuramente abbiamo sempre avuto negli ultimi anni un'evoluzione continua verso i veicoli elettrici, veicoli autonomi, mobilità in sharing e micromobility. Attraverso effettivamente l'emergenza sanitaria alcuni elementi sono stati più avvantaggiati e più stressati, hanno preso un maggiore boost rispetto ad altri. Noi assolutamente per i nostri dipendenti già l'anno scorso, quindi prima della pandemia, abbiamo deciso proprio di iniziare un percorso verso sostanzialmente la mobilità sostenibile, anche proprio per gli spostamenti di casa lavoro, che sono poi quelli che incidono maggiormente sulla comunità dove un'azienda appunto insiste. Appunto noi siamo nella parte di Bicocca, ma in generale appunto l'importanza delle aziende per le comunità, soprattutto per quel che riguarda la mobilità, visto il grosso flusso di persone che muovono, è molto importante. Abbiamo iniziato quindi un percorso sostanzialmente attraverso una survey interna dove abbiamo visto come i dipendenti si muovono. Abbiamo fatto una survey online dove circa 1000 persone hanno partecipato con una grande attenzione, abbiamo fatto un questionario approfondito di circa 50 domande. Questo qui vi incomincia a far vedere qualche evidenza da questo, 50 domande dove abbiamo cercato veramente di sviscerare sia le persone come si muovono, sia come si muoverebbero in condizioni diciamo leggermente diverse, cambiando un pochino le condizioni al contorno, e abbiamo ricavato sicuramente molti dati interessanti. Innanzitutto abbiamo capito come la persona si muove sostanzialmente fino a tutto l'anno scorso, chiaramente l'auto è stato il mezzo principale, era già il mezzo principale con quasi il 50% delle persone, però un 36% circa utilizzava i mezzi pubblici e un 5% sostanzialmente la mobilità attiva, quindi chi veniva a piedi, chi in bicicletta, quindi una parte abbastanza piccola ma importante anche per questa parte qui. Però ecco, poi c'era anche il discorso della multimodalità, perché qua abbiamo un po' semplificato, appunto abbiamo detto, noi abbiamo fatto molte domande per capire effettivamente come le persone si muovevano, però appunto alcune persone usano un solo mezzo, tipicamente chi viene in auto dall'inizio alla fine, ma la gran parte, soprattutto chi usa i mezzi pubblici, chiaramente si sposta con diversi mezzi lungo tutto il percorso, quindi c'è chi usa la bicicletta, poi il treno, chi l'auto, poi il treno, chi la metropolitana, poi la bicicletta, insomma ci sono veramente diversi modi, però assolutamente diciamo che il mezzo privato la faceva ancora da padrone. La seconda parte della survey, che secondo noi era molto interessante, era proprio capire invece quale sarebbe il mezzo che più vi interessa, come vorreste muovervi con eventuali variazioni al contorno. E quello che è emerso sicuramente sono tre grossi scenari che un po' rispecchiano anche in realtà proprio i trend di questo momento, perché la mobilità per esempio in sharing è quella che è emerso subito come una grande attenzione. Infatti il 35% circa delle persone è veramente molto propensa o abbastanza propensa, si è detto, a utilizzare per esempio il car sharing. Oggi in Pirelli solamente il 3% lo usa in maniera abbastanza continuativa, però è veramente una grande propensione verso in questa direzione. L'altra grossa notizia evidente era la propensione appunto alla bicicletta. Abbiamo detto prima che solo l'1% lo usa come mezzo principale, però circa il 5% lo usa in qualche modo la bicicletta tutti i giorni, però c'è un altro 25% molto propenso o abbastanza propenso ad utilizzarle, quindi questo qui era stata un'altra indicazione per noi sicuramente importante. Il mezzo pubblico effettivamente aveva un'attenzione notevole, però diciamo è già un mezzo molto usato, perché abbiamo visto che quasi il 40% delle persone già lo utilizzavano, quindi ovviamente c'è una propensione verso il mezzo pubblico, ma non è un grandissimo cambiamento, mentre invece crediamo che il cambiamento verso la bicicletta e verso la mobilità in sharing sia veramente una tendenza che se assecondata potrebbe portare dei risultati assolutamente interessanti. Poi ecco, come abbiamo detto, chiaramente è arrivata la pandemia e l'emergenza sanitaria ci ha un po' fatto rivedere le priorità, perché noi comunque volevamo agire su entrambi questi tre queste tre direzioni, quindi la mobilità in sharing, la bicicletta e la mobilità attiva e il trasporto pubblico. Chiaramente
l'emergenza sanitaria ha fatto sì che noi ci siamo in questo momento focalizzati più sull'utilizzo della bicicletta, perché chiaramente sia il trasporto pubblico che la mobilità in share in questo momento hanno un minimo di freno, quindi sebbene assolutamente non scoraggiamo l'utilizzo di entrambi, perché tutti i mezzi si possono usare con le opportune precauzioni, indosso delle mascherine e tutto il resto, ci sembra il caso di non spingere ulteriormente su questi mezzi, almeno per il momento, anche se ci stiamo preparando per il futuro. Però la bicicletta invece come mezzo privato sicuramente è un mezzo che anche in questo momento veramente può essere alternativo sia al mezzo pubblico che anche all'auto privata. In questo senso sostanzialmente ci siamo domandati un po' cosa si poteva fare, e già nella survey era emerso quello che un po' era quello che limitava l'utilizzo della bicicletta, che sostanzialmente la mancanza chiaramente ovviamente delle piste ciclabili o di zone o di strade sicure, e l'altra cosa chiaramente anche è avere a disposizione dei mezzi sicuri, piacevoli, per certi versi anche economici, da utilizzare in maniera molto semplice. E allora sostanzialmente quello che siamo andati a proporre e a fare sono due attività grosse. La prima proprio va ad agire sulla parte di sicurezza, nel senso noi appunto siamo, come diceva il professor Croci, nel distretto della Bicocca, abbiamo una relazione anche abbastanza intensa con le altre aziende e con l'università che insistono nel distretto della Bicocca, e con loro ci confrontiamo molto, e il discorso della mobilità sostenibile, della ciclabilità, è un tema molto sentito. Tenete anche presente che appunto essendoci l'università è veramente una zona molto predisposta all'utilizzo della bicicletta, vista la grande presenza di studenti. Quindi con queste altre aziende e con l'università abbiamo proprio proposto una serie di interventi al Comune di Milano e ai comuni limitrofi per facilitare l'utilizzo della bicicletta, che i due grossi interventi che chiaramente noi vediamo come opportuni sono quelli: uno, per andare a facilitare l'accesso al quartiere sostanzialmente, quindi una pista ciclabile veramente fruibile che sostanzialmente vada dalla circonvallazione fino a Monza, perché la direttrice Milano-Monza è quella lungo la quale sicuramente si muove la gran parte dei nostri dipendenti, e poi istituire nel quartiere di Bicocca una zona 30 dove effettivamente ci si possa muovere in maniera sicura sulle strade, perché il quartiere di Bicocca ha strade molto lunghe e anche in certi casi abbastanza larghe che tendono a invogliare alla velocità, chiaramente con mezzi tipo biciclette o anche in questo momento chiaramente anche monopattini, è chiaro che ci possono essere dei rischi. Invece l'obiettivo nostro sarebbe riuscire a far avere, almeno nel quartiere nostro, la convivenza in sicurezza di tutti i mezzi che possono andare a insistere sulla strada, e quindi la creazione di una zona 30 effettiva con piste ciclabili, magari anche rallentamenti e cose simili, crediamo che sia una risposta abbastanza efficace. L'altra attività che sicuramente vediamo come molto importante, che è quella che possiamo agire direttamente come azienda, è stata quella di mettere a disposizione i mezzi. Assolutamente noi crediamo che le biciclette elettriche siano un mezzo potentissimo, perché per l'evoluzione della ciclabilità consentono sostanzialmente raggi di percorrenza molto più ampi, quindi abbiamo messo e stiamo mettendo a disposizione dei dipendenti una flotta di biciclette che sostanzialmente può essere utilizzata per andare a casa e tornare poi la mattina successiva. Abbiamo fatto un primo progetto pilota, in una prima fase pilota in luglio, ne faremo un'altra più dedicata a ottobre, dove proprio si potrà prenotare tramite app le biciclette, e a regime dovremo andare anche nel 2021. Crediamo molto in questa attività, tanto che diventerà probabilmente anche un business vero e proprio della Pirelli, che potrebbe offrirlo ad altre aziende qualora lo credano interessante, e noi siamo convinti che effettivamente la mobilità sia assolutamente le aziende possano diventare dei veri e propri hub di mobilità e creare quindi un boost verso una mobilità più sostenibile, che possa anche essere di vantaggio proprio per le comunità in cui le aziende operano. In questo senso ci stiamo muovendo e stiamo cercando di portare risultati. Grazie, un caso veramente interessante di una grande azienda che sotto diversi profili sta occupando di mobilità. A me è sembrato molto interessante nella vostra survey interna la potenzialità di cambiamento che c'è, cioè rispetto all'attuale che vede prima l'auto, però c'è una grande disponibilità dei vostri dipendenti a cambiare, evidentemente se ci sono dei servizi disponibili a certe condizioni. L'altro elemento interessante mi è sembrato quello del rapporto col territorio, che grazie anche alla fortuna, alla presenza dell'Università della Bicocca, state instaurando e avete instaurato da tempo anche
col comune, quindi ragionare anche in una logica di quartiere e guardare fuori dai recinti aziendali. Ecco, adesso tra l'altro queste sono tematiche, lo dico anche un po' come dovere insomma di padrone di casa, sono tematiche che nel nostro centro di ricerca green dell'Università Bocconi sono da tempo esaminate. Il nostro centro è frutto della fusione di due centri, IEFE e CERTET, che si occupano principalmente di energia e di trasporto e territorio, e quindi su questi temi diciamo abbiamo un'attività di ricerca continuativa, e sul tema Smart City in particolare io coordino un progetto Horizon di durata di 5 anni su cui insomma ci sono una serie di sperimentazioni innovative. E adesso quindi, stando ancora sul tema dell'innovazione, ma cambiando un po' punto di vista, darei la parola a Riccardo Moroso, Head of ICT di Enelix, dove Enelix è un attore impegnato anche sui temi della Smart City e della mobilità sostenibile. Ovviamente uno dei grandi temi oggi di cambiamento è quello della decarbonizzazione, il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, l'elettrificazione è sicuramente una delle grandi direzioni per la decarbonizzazione in una serie di ambiti, compreso quello della mobilità. Enelix, proprio con dei progetti che da tempo guardano al tema della Smart City in modo integrato, naturalmente guarda anche alla mobilità come una delle dimensioni chiave di questa innovazione verso l'elettrificazione. E quindi do adesso la parola appunto a Riccardo Amoroso a distanza, che credo abbia anche una presentazione. Buongiorno, grazie mille dell'invito, è un piacere partecipare anche se da remoto causa Covid, fai necessità virtù. Dunque vorrei cercare un po' di raccontare quello che stiamo cercando di fare lato Enel per cavalcare i megatrend in ambito Smart City e soprattutto mobilità in ambito urbano. E adesso proverò a condividere lo schermo, vediamo se mi riesce questa mossa digitale. Spero che vediate lo schermo, mi confermate? Sì, sì, sì. Perfetto. Dunque, faccio anche un passo indietro e parto dai megatrend che stanno impattando il mondo dell'energia in particolare. Sono quattro megatrend, li hai ben citati tu poco fa: il tema della decarbonizzazione, quindi produzione rinnovabile a tutto spiano, il tema dell'elettrificazione, quindi la conversione di una serie di consumi da altre fonti a energia elettrica, il tema della digitalizzazione, IoT, tutta una serie di device che possono essere gestiti, distribuiti sul territorio in modo digitale, e il tema dell'urbanizzazione con migrazione di persone verso le città. Si stima circa il 68% della popolazione sarà in città da qui al 2050. Quindi questi diciamo sono i quattro mega trend che stanno impattando pesantemente il mondo dell'energia. Allora, per far fronte a questi grossi driver di cambiamento, come Enel abbiamo messo in piedi una società dedicata che si chiama Enelix, un po' come Enel Green Power cavalcò l'ondata delle rinnovabili una decina di anni fa. Oggi Enelix, cercando di far fronte a questi grossi cambiamenti, abbiamo messo in piedi diverse linee di business, in particolare 5, industry, city, home, immobility e financial services, e con tutta una serie di offering, di soluzioni innovative, sempre in ambito elettrico, energetico, che vanno dai servizi di carica all'auto elettrica, alla smart home per le case, alla generazione distribuita fotovoltaica, lo storage distribuito, la smart city, il trasporto pubblico urbano, addirittura anche le carte di credito. Quindi diciamo un panorama molto variegato che cerca appunto di fornire queste soluzioni nuove a need che stanno emergendo in virtù dei cambiamenti di cui sopra. Ora, nello specifico vorrei parlarvi di siti, e qui vedete in questa slide quello che è un po' l'offering, cioè le soluzioni che vendiamo in giro per il mondo. Noi operiamo come Enelix in una ventina di paesi in giro per il mondo. Qui visualizzate con diciamo, un framework dei de layer urbani, no? Noi partiamo storicamente da questo anchor business che è lo smart lighting. Abbiamo circa 3 milioni di punti luce gestiti in giro per il mondo, che fa di Enel il player più grande al mondo sull'illuminazione pubblica, che è un oggetto apparentemente un po'
old fashion, no? Alla fine ferro, cioè un palo della luce va su. In realtà c'è innovazione tecnologica che sta impattando, che in particolare il passaggio al LED e al telecontrollo remoto dell'illuminazione, quindi uno va a illuminare con degli schemi orari e adattare questa luce in funzione del traffico, più traffico più luce, e della luce ambientale, no? Cioè luna piena posso fare meno luce. Quindi qui c'è un'ondata di rinnovamento. Poi su questo c'è tutte le cose che si possono innestare sul palo, quindi la videosorveglianza, gli schermi pubblicitari, la connettività, la ricarica elettrica, abbiamo anche dei pali che ricaricano le macchine sopra, che già è sotto i pali. E poi su questo poi diciamo una serie di altri offering dedicato alla pubblica amministrazione, che vanno dall'efficienza energetica agli edifici della pubblica amministrazione, che ne so, il solare sul tetto di una scuola, l'illuminazione architetturale, che va dal grosso sito archeologico alle facciate dei vari edifici che abbiamo in città, la mobilità elettrica, il trasporto pubblico urbano, dove stiamo spingendo fortissimo in questi anni, e il tema del monitoraggio dei flussi funzionale alla pianificazione urbana. Quindi questo è giusto per dare un po' una view a 360 gradi del nostro offering. Ora andiamo a vedere un po' di casi concreti che danno un po' un sentiment di quello che sta avvenendo. Qui vedete questo tema del palo della luce tradizionale, tra virgolette, su cui si innesta due infrastrutture di carica. Si comincia ormai a vedere in giro per città, per fortuna, un certo numero di colonie di carica NLX. Siamo leader in Italia con la quantità e la velocità con cui stiamo calando a terra queste colonnine, in Italia e anche in altri paesi in giro per il mondo. Qui nello specifico vedete questa soluzione che consente di caricare due macchine che sono parcheggiate accanto al palo della luce, una a sinistra e una a destra, e ha il vantaggio di chiaramente ridurre la quantità di ferro che poi metti sulla strada, nel senso che il palo c'è già, vado a utilizzare questa infrastruttura del palo della luce senza aggiungere un ulteriore elemento di arredo urbano, e questo chiaramente piace molto ai comuni, è una modalità che insomma, ottimizzano la quantità di asset lungo le strade. Abbiamo i primi pali a terra in questo momento, cioè installati per strada, ne abbiamo alcuni a Pescara per citarne uno, e abbiamo un grosso piano di deployment di questi pali nei prossimi mesi. Un altro esempio ficcante per cercare di spiegare come sta cambiando il mondo della mobilità in ambito urbano è l'elettrificazione del trasporto pubblico urbano. Anche qui nuova tecnologia, passare da combustione diesel o metano a elettrico, sostanzialmente è l'equivalente di una Tesla elettrica, la macchina fatta sugli autobus. Qui abbiamo come esempio Santiago del Cile, dove abbiamo circa 200 charging point in operation e una flotta di 435 autobus gestiti. A questo poi si accoppia una serie di altre diciamo, infrastrutture accessorie, in particolare il tema delle pensiline, che qui vedete che forniamo diciamo, in un bundle all-in alla municipalità, pensiline intelligenti perché poi hanno connettività wifi, videosorveglianza, sistemi di pagamento, quindi c'è anche il POS per il pagamento del biglietto. Addirittura diciamo, è curioso, ma queste stazioni degli autobus sono aperte da un lato dove entra l'autobus e sono chiuse dall'alto dove entrano le persone con un tornello, e la gente, complice le telecamere di videosorveglianza, eccetera, rispetta. Quindi effettivamente, insomma, detto anche da un romano cresciuto a Roma, vedere questa disciplina in una città come Santiago colpisce. Questo è un esempio concreto a Santiago del Cile. Ne abbiamo un altro molto grosso anche a Bogotà, in Colombia. Qui abbiamo una flotta di 477 bus elettrici. È in corso di consegna adesso i vari lotti, andremo fully operational a dicembre. Qui ci sono circa 222 caricatori elettrici, anche qui forniamo i depositi con tutta l'efficienza energetica ai depositi, quindi fotovoltaico sui tetti, l'illuminazione efficiente, eccetera. Questi sono due esempi, ne abbiamo anche altri tra Spagna, US, Italia, dove stiamo cercando di spingere i primi deal. Fa di noi questo il player nella gestione degli autobus elettrici più grande al mondo, al di fuori della Cina. La Cina ha dei volumi di un altro ordine di grandezza, però al di fuori della Cina, che oggettivamente purtroppo è avanti in questo contesto, in giro per il mondo siamo il player più avanzato. E stiamo cercando di cavalcare l'altra nostra leadership sull'illuminazione pubblica, dove anche lì siamo i più grandi al mondo, per cercare di
fornire un'offerta compelling ai nostri clienti, che poi alla fine sono i municipi e la pubblica amministrazione, e in questo caso anche le aziende di trasporto pubblico. Qui vedete, è l'ultima slide, diciamo l'offerta integrata che stiamo cercando di, che stiamo proponendo ai vari clienti in giro per il mondo e anche in Italia, dove abbiamo una serie di interlocuzioni con diversi comuni, almeno una ventina, cioè con deal più o meno avanzati. Si parte dal planning advisory, nel senso che nel elettrificare una flotta di trasporto pubblico non è elementare di capire quali sono le routes, le linee da andare a elettrificare prima e diciamo inquadrare questo nel piano di gestione della flotta di trasporto pubblico della città. Poi chiaramente i caricatori elettrici, i lavori di fornitura elettrica per l'aumento di potenza, questa roba che consuma tanta energia, quindi per mettere megawatt di potenza installata dentro città nei depositi di ricarica notturni, la flotta di bus stessa, quindi bus elettrico con finanziamento, eccetera, tutta la parte di pagamento dei biglietti da parte dei cittadini, le fermate degli autobus appunto intelligenti con videosorveglianza, connettività, e schermi LED per informazioni ai clienti, tutta la parte di operation and maintenance di questo set di strutture e di installazioni, e il software di ricarica intelligente, perché poi alla fine c'è un forte know-how per ricaricare con l'ordine giusto e nel momento giusto gli autobus per minimizzare il costo di ricarica e appunto abbassare il costo of ownership di questa soluzione, che ricordo, oltre a essere più silenziosa rispetto agli autobus tradizionali, oltre a non inquinare, perché poi questa è tutta energia elettrica prodotta rinnovabile, quindi è 100% senza inquinamento, ha anche il grosso beneficio a oggi di essere sostanzialmente alla pari con il costo del diesel, anzi sotto il diesel alla pari con il metano, e con forti traiettorie di riduzione dei costi, perché le batterie calano il costo di circa il 20% l'anno, quindi ogni mese che andiamo avanti ci troviamo in una condizione di maggiore vantaggio per questa soluzione rispetto alla tradizionale. È un tema chiaramente di vincere le resistenze al cambiamento, che sempre ci sono in questi contesti innovativi, spiegare bene ai clienti la soluzione e i benefici che portano, in particolare quelli economici che sono sostanziali, e fare in modo che ci sia traction e si cominciano a calare a terra queste soluzioni anche qui da noi in Italia, cercando di rendere appunto le nostre città dei contesti più vivibili, dove più sostenibile dove vivere. Grazie, faremo poi un secondo round di approfondimento e stiamo anche ricevendo delle domande dal pubblico che porrò più avanti. Devo dire che si capisce molto bene dalla presentazione di Amoroso come ci siano tre dimensioni in questo momento che stanno guidando l'innovazione: una è quella della mobilità sostenibile, l'altra è quella dell'elettrificazione e la terza è quella della connettività a banda larga, che stanno convergendo e si stanno integrando fra di loro nella logica delle smart city, e questo evidentemente offre tutta una serie di opportunità nuove. Il prossimo relatore, sempre a distanza, è Luigi Contestabile, della direzione stazioni, responsabile asset advising e sviluppo servizio di RFI. RFI è sicuramente il più grande operatore della mobilità, anche a livello urbano ha un ruolo sempre più importante. Poi nella nostra città di Milano, in realtà, e non solo a Milano ma anche in altre città, anche diciamo la riqualificazione degli scali ferroviari è diventata un'operazione di rigenerazione urbana importante in logica di Smart City. Prego, cedo la linea. Grazie Edoardo. Innanzitutto buongiorno a tutti, io sono Luigi Contestabile e mi occupo dentro Rete Ferroviaria, nella direzione stazioni, dello sviluppo dei servizi, e tra questi lo sviluppo dei servizi intermodali. Hai detto bene, Rete Ferroviaria è un player importante, gestiamo 2200 stazioni sul territorio italiano, sono quasi tutti punti centrali e nevralgici delle città e dei punti fondamentali dell'intermodalità. Tu ci sottoponevi come sollecitazione quella di un approccio innovativo, allora a me fa piacere raccontare quello che sta accadendo dentro la rete ferroviaria, perché da fuori non si vede
e quindi questi dibattiti possono essere anche un po' l'occasione per guardare cosa c'è dietro le tende. In rete ferroviaria negli ultimi due anni si sta preparando una piccola rivoluzione dal punto di vista delle stazioni. Noi abbiamo sempre guardato il sistema ferroviario dall'interno, cioè noi ferrovieri, io lavoro in questa azienda da 20 anni, abbiamo sempre visto poco oltre le porte d'accesso della stazione, cioè siamo sempre stati molto concentrati sulle nostre stazioni, sui nostri binari, sul core business fondamentalmente. Negli ultimi anni è cresciuta progressivamente la consapevolezza che in realtà le stazioni funzionano o non funzionano in base alla capacità di instaurare un certo tipo di rapporto con le città, cioè sono un organismo che funziona in maniera simbiotica con le città che le ospita, e quindi capire e sapere interpretare le relazioni che esistono tra le stazioni e le città è determinante per il funzionamento della stazione e anche della città. Quindi è nata ormai un paio d'anni fa una nuova direzione, che era la direzione stazioni, che prima non esisteva, perché le stazioni erano in qualche modo annegate, diciamo, nel grande concetto della produzione. E c'è a capo di questa direzione una donna, un urbanista, un architetto, ed abbiamo incominciato a assumere dei profili professionali che in rete ferroviaria italiana non esistevano. Quindi nella mia struttura lavorano esperti di car sharing, lavorano esperti di sistemi di ricarica per mezzi elettrici, progettisti di piste ciclabili, gente che ha realizzato ciclofficine, persone che hanno fatto la pianificazione del trasporto pubblico locale. Quindi una nuova direzione, nuove professionalità e una nuova missione, che è quella di progettare le stazioni in maniera diversa. E quindi oggi noi ci stiamo dotando non solo di queste competenze, ma anche degli strumenti tecnologici con i quali abbiamo di fatto completamente cambiato il modo di progettare le stazioni, sia quelle nuove, sia i rifacimenti di quelle esistenti. E quindi oggi noi siamo grandissimi utilizzatori di big data, tracciamo con sistemi di location intelligence tutte le traiettorie pedonali di arrivo alle stazioni, vediamo tutti i punti di presa e rilascio dei sistemi di sharing, car, scooter, bike, ultimamente i monopattini. Analizziamo la diffusione dei mezzi elettrici, la presenza di colonnine, facciamo i dimensionamenti di quante colonnine elettriche servono per soddisfare le esigenze della nostra clientela. Facciamo da ormai 2 anni il più grande sondaggio italiano sulla mobilità sostenibile, perché noi siamo da sempre abituati a domandare a tanta gente cosa ne pensa della stazione, se è pulita, se è illuminata, se è sicura. Da un paio d'anni abbiamo iniziato a fare una serie di domande nuove, molto interessanti. Come sei venuto in stazione? Che mezzo hai preso? Quanto tempo ci hai messo? Quale altro mezzo avresti voluto prendere e non l'hai fatto e perché? E questo ci sta dando uno spaccato interessantissimo della mobilità verso le nostre stazioni, e ci aiuta a progettare le stazioni in maniera diversa. Oggi in tutti i progetti che stiamo facendo, in questo momento abbiamo 50 stazioni in fase di progettazione, è cambiata la piramide delle priorità con cui progettiamo, e quindi oggi siamo consapevoli che in quasi tutta Italia la maggior parte delle persone arrivano in stazione a piedi, e quindi oggi le traiettorie, i percorsi pedonali sono in cima alle nostre priorità di progettazione. Ci stiamo accorgendo che in tante città c'è un utilizzo crescente della bicicletta, e una delle priorità che abbiamo quando progettiamo è raccordare, chiedere ai comuni che la stazione venga raccordata con tutto il sistema ciclabile che gira intorno alle stazioni, e progettiamo da subito gli spazi per parcheggiare le biciclette in sicurezza.
abbiamo la mappatura di tutte le nostre stazioni che ricadono sotto le aree di copertura dei sistemi di sharing. Quando dobbiamo dedicare dello spazio, noi chiediamo ai comuni che quello spazio sia dedicato ai sistemi di sharing. Vogliamo le colonnine elettriche intorno alle nostre stazioni? Riccardo ci sta ascoltando, forse sa che ad esempio 10 giorni fa a Torino, in partnership con l'ISIS, abbiamo aperto un car rental elettrico dentro la stazione, 12 stalli elettrificati perché la gente possa scendere dal treno e continuare il viaggio in elettrico noleggiando una macchina, che poi se volete è un'altra forma di sharing, direttamente in stazione in pochi minuti. Quindi la mobilità sostenibile sta diventando una parte integrante e fondamentale del nostro modo di progettare le stazioni. Ovviamente per farlo e per farlo bene noi abbiamo bisogno del supporto degli enti locali, che cerchiamo costantemente, infatti siamo al tavolo dei PUMS di tante città, insomma con Milano lavoriamo costantemente molto bene, a breve vedrete cosa succederà nella piazza davanti alla stazione di Garibaldi, stiamo lavorando anche su Milano Centrale, c'è tutta la grande partita degli scali. Insomma, noi abbiamo un ruolo importante, ne siamo consapevoli, è una responsabilità, perché comunque gestiamo degli oggetti all'interno delle città che hanno grande rilevanza per un sacco di gente che va a lavorare, che va a trovare le proprie famiglie. E oggi la mobilità sostenibile è diventata parte del nostro DNA e lo sarà sempre di più. Gli intorni delle stazioni saranno sempre più inibiti alle auto private e avranno sempre più spazio la pedonalità, la ciclabilità, i sistemi di sharing e i sistemi di ricarica per mezzi elettrici, che per noi dovranno essere principalmente dedicati alla ricarica di servizi di mobilità, perché poter ricaricare i propri taxi, i propri car sharing, i propri car rental a prossimità delle stazioni è una cosa che aiuta anche il business di chi svolge questi servizi, perché chiaramente minimizza costi e tempi che separano la ricarica del mezzo dall'utilizzo da parte del cliente finale. Questo è un po' quello che sta succedendo e questo è un po' il nuovo approccio che Rete Ferroviaria Italiana sta dando al tema della mobilità sostenibile. Non possiamo farlo da soli, siamo alla costante ricerca di partner e di amministrazioni che abbiano la voglia di seguirci su questa strada, ma insomma grazie al cielo devo dire che mi sembra che in larga parte d'Italia la chiamata alle armi da questo punto di vista sia partita e che ci sia una volontà abbastanza diffusa di provare a cambiare. Complice anche il Covid, questo processo si è accelerato e speriamo che acceleri ancora di più. Grazie per questo caso direi esemplare di innovazione, anche un po' di pelle delle Ferrovie dello Stato. La stazione prima era semplicemente un nodo di una rete e si guardava alla sua relazione con la rete, oggi la stazione guarda anche all'esterno, alle connessioni che ci sono con l'esterno, insomma, e può diventare addirittura, insomma, un'area di qualità, uno spazio urbano di qualità in una città e non invece uno spazio in qualche modo avulso e separato. Questa trasformazione è sicuramente una trasformazione fondamentale in una smart city in cui RFI può dare un grosso contributo. Adesso c'è l'ultimo intervento, poi faremo un secondo round, diciamo breve necessariamente per ragioni di tempo, e do la parola a Claudio Bertona, Key Client Manager di IGP Deco. Questo è il punto di vista, diciamo, di un operatore pubblicitario, ma che da sempre è fortemente connesso con i sistemi di mobilità, perché è presente in tutti i luoghi in cui c'è mobilità, e quindi lascio volentieri la parola. Grazie per averci coinvolto anche quest'anno al Salone della Responsabilità Sociale. Io non entrerò nelle tecnicalità, anche perché noi ci occupiamo di mobilità e per forza lo dobbiamo fare, perché in due parole ci tengo a presentarvi quello che facciamo e il nostro modello di business. IGP Deco è la divisione italiana della JC Deco, che è leader al mondo e si occupa principalmente di arredo urbano. Il nostro modello di business è di per sé un modello di business sostenibile, perché entra nel principio di sussidiarietà. Siamo presenti in più di 80 paesi al mondo, 4.000 città, e ogni giorno il nostro media raggiunge più di 410 milioni di persone. Come dicevo prima,
Il concetto di arredo urbano è nato nel 64 con l'invenzione del fondatore Jean-Claude Decaux. Quella sopra è una pensilina di quei tempi, quella sotto è una fermata dell'autobus o pensilina degli Champs-Élysées iperconnessa. Ho visto che anche Enel X entra in questo modello di business ormai, e mi fa piacere dire che siamo i primi produttori, fornitori delle città di bagni pubblici, di raccoglitori del vetro. Il bike sharing, le biciclette a libero servizio sono state una trovata di Decaux, perciò siamo stati un po' i promotori. Mi piace anche far vedere questa immagine un po' di heritage. In Italia siamo l'insieme di due famiglie, la famiglia Duchesne, che inventò a fine 800 il trasporto sui mezzi pubblici, e la famiglia Decaux, che, come dicevo precedentemente nelle slide precedenti, inventò il concetto di arredo urbano. Ma entriamo un attimo nel tema della mobilità. Cosa significa mobilità per noi? E poi vediamo, ce ne occupiamo, dialoghiamo con tutti gli attori, anche perché la domanda primaria della comunicazione esterna è che esista la mobilità. Noi non abbiamo i lettori, i telespettatori, gli altri mezzi fanno informazione, intrattenimento, noi viviamo di persone che tutti i giorni si spostano. Pertanto, due parole, i target, giusto una motivazione, visto che ho due cappelli, uno più corporate e uno più commerciale. I target della mobilità sono peraltro i target interessantissimi dal punto di vista degli utenti pubblicitari, perché sono i target ipermobili, sono influencer, usano i social, sono persone giovani, attive, eccetera. Ma che cosa è successo? Prima si parlava, se non sbaglio, l'intervento del collega di Enel X parlava della concentrazione. Questa è una tavola che presentammo l'anno scorso in un convegno sempre qui, dove si parlava di concentrazione di popolazione entro il 2050 a livello del 65-70%, consumi energetici a livello del 75% e prodotto interno lordo sviluppato in queste grandi metropoli, tutte concentrate sul 2,6% della superficie del pianeta. Ecco, io parlo del lockdown perché per noi il lockdown è stata una cosa disastrosa, e adesso questa ripresa lo sta diventando. Per capire anche qual è stato il nostro ruolo e quello che faremo, noi stiamo monitorando la mobilità, il nostro ruolo di servizio pubblico, come abbiamo detto prima, l'abbiamo portato avanti dando un contributo ai nostri partner, alle istituzioni, alle aziende di trasporto, e come vedete siamo proprio gli espositori di queste pellicole di sicurezza, piuttosto che i nostri spazi, che non andavano ovviamente ai clienti perché noi siamo stati spenti per tutto il periodo del lockdown, li abbiamo utilizzati come servizio per comunicare agli lavoratori essenziali la prevenzione, soprattutto all'aperto o nei mezzi pubblici. Alla fine del lockdown siamo invece passati nella fase, chiamiamola, della città positiva. Si parlava di riaperture, abbiamo avuto diversi clienti che ci hanno sottoposto delle iniziative di campagne pubblicitarie. Quella sopra è una campagna di Discovery che invitava, tra poco ci troveremo qui davanti ancora tutti insieme, era un messaggio rivolto ai giovani, eccetera. Sotto Fineco ci mandò questa idea, sempre di servizio, rimane un metro di distanza, perché era una comunicazione che sotto il metro non si poteva vedere. Noi di contro, appena abbiamo potuto ritornare a lavorare, appena prima della riapertura, abbiamo voluto lanciare una campagna che desse spazio alla fiducia. Noi siamo il media della vita, perciò sotto il marchio ombrello di Segnali d'Italia, che è un po' oggi la nostra campagna corporate, abbiamo selezionato una quindicina di soggetti degni di essere segnalati, che portassero un messaggio di fiducia. Quella sopra, non so chi l'ha vista, è una maschera di Decathlon che è diventato un respiratore, perciò grazie al contributo di un gruppo di ricercatori. Sotto è il ponte Morandi, che è stato inaugurato e pensavamo che fosse degno di attenzione. E poi ci siamo preparati al rientro e a tornare a fare il nostro lavoro, monitorando che cosa accadeva in termini di mobilità. Come vedete i dati, Enel X è un nostro fornitore, come Octo Telematica piuttosto che le telco, vediamo che nella settimana, questa è la seconda settimana post lockdown, fatto 100 un mese di gennaio pre lockdown, questi erano i dati di mobilità nelle nostre città. E
scusate, manca una slide, ecco, questa è invece è il dato a settembre. Come vediamo rispetto a gennaio siamo addirittura sopra indici di mobilità, rispetto a gennaio non è un dato parametrato, settembre su settembre siamo sopra del 3% a Milano, addirittura al sud dove si sta più fuori casa sopra al 123%. Non entro nelle tecnicalità di modalità di mobilità quanto superficie e quanto in metropolitana, perché rischierei di andare intanto lungo e poi essere troppo tecnico, ma ne magari parliamo poi del futuro della mobilità brevemente nel secondo intervento. Grazie. Grazie, prenderò poi spunto proprio da questa slide sul fatto, insomma, che siamo tornati a uscire, a muoverci e anche a usare i mezzi pubblici, cosa che non sembrava così scontata, ma invece è una realtà. E inizio quindi un secondo giro. Abbiamo in tutto 10 minuti, per cui diciamo ogni relatore ha 2 minuti. Ecco, 2 minuti. In questi 2 minuti faccio una domanda generale a tutti. Ma chiedo anche di rispondere a delle domande che sono arrivate, una domanda del pubblico a ciascun relatore puntuale. Allora, la domanda che faccio a tutti, preparatevi, è che cosa è cambiato con il Covid? Non siamo fuori dal Covid, siamo dentro, però insomma siamo in una fase di recovery. Dal vostro punto di vista, che cosa è cambiato e cosa sta cambiando, soprattutto in relazione ai vostri stakeholder, sul fatto di diciamo come si comunica e come ci si relaziona con gli stakeholder rilevanti. Questa è la domanda generale. Ecco, però nei 2 minuti chiedo anche a ciascuno dei relatori di rispondere invece a una domanda specifica. Inizio da Stefano Porro, dove la domanda specifica, leggo una domanda del pubblico, questa di Ilaria Bressani, è il fatto che ogni città è diversa da un'altra in Italia, ce ne sono di piccoli e di grandi, per cui se è possibile pensare, diciamo, di standardizzare delle soluzioni. Sì, allora parto dalla prima domanda. Credo che sicuramente l'emergenza sanitaria ha portato un grosso cambiamento. L'eredità che io credo ci porteremo sicuramente dietro è il discorso comunque del remote working, o comunque di tante cose che si faranno a distanza più di prima, e quindi questo qui sarà un nuovo approccio anche alla mobilità, perché appunto, come dicevo prima, ci saranno un po' meno movimenti sistematici e un pochino invece più movimenti, diciamo, più variabili, e quindi sarà sempre molto più importante, secondo me, adeguarsi sia in termini di mezzi nuovi, ma anche proprio di servizi, di mobilità on demand. Credo che veramente avrà un notevole sviluppo. Chiaramente finché c'è la paura del contagio sarà più difficile, per esempio, andare sui mezzi in sharing, ma credo che una volta che appunto non ci sarà più questa paura, anche i mezzi in sharing avranno un notevole cambiamento. Quindi veramente da questo punto di vista ci sarà un grosso cambiamento. Per quanto riguarda l'altra cosa molto importante che è emersa, secondo me, è veramente il ruolo delle aziende. Io credo che mai come prima, per esempio, i comuni e il comune, per esempio anche di Milano, ci sia sentito con le aziende, proprio per capire come modulare sia la domanda di mobilità che anche l'offerta. Quindi credo veramente che le aziende siano dei partner fondamentali sul territorio per capire e per essere proprio anche da guida verso una mobilità più sostenibile e più sicura e più pulita. Questo qui credo che sia veramente quello che emerge dall'emergenza Covid. Per quanto riguarda la domanda specifica, sicuramente è una domanda assolutamente corretta, evidenzia, direi, ancora di più l'importanza del dialogo con le istituzioni locali, chiaramente, perché sì, si può cercare di standardizzare, ma effettivamente la differenza tra le varie città è talmente grande, anche pensiamo solamente in Italia, dove per dimensioni, caratteristiche, ci sono veramente caratteristiche molto diverse, è fondamentale andare poi a trovare la soluzione migliore per ogni realtà. È chiaro che però le tendenze che sono in atto, che veramente l'utilizzo della mobilità on demand, la micromobilità, le biciclette elettriche, soprattutto nelle grandi città, hanno un evidente sviluppo. Però ecco, l'altra cosa che cambierà, io credo che sarà anche un po' proprio la mobilità sulla lunga distanza, tutto quello che può venire per esempio anche dall'autonomous driving, la facilità di muoversi anche in maniera autonoma su lunghe distanze, veramente in maniera molto più confortevole. Questo credo che sia un'altra cosa veramente in arrivo in un futuro non più così lontano. Grazie.
Adesso passiamo a Riccardo Moroso. Oltre alla domanda generale, diciamo, sul post-Covid, c'è una domanda dal pubblico di Andrea Barbuti che chiede come mai, insomma, mentre sugli bus, nei casi visti soprattutto latinoamericani, sono così avanti, in Italia invece siamo ancora indietro. Ok. Allora, vi risparmio le slide per mogli di tempo, vado direttamente a rispondere alla prima domanda su come il Covid sta impattando il modo di fare business e il modo in cui noi interagiamo con i nostri clienti. La realtà è che è un'opportunità formidabile di digitalizzazione della relazione con il cliente. Ha dimostrato che anche in casi insospettabili si potessero fare riunioni con comuni, con regioni, con municipi, via Zoom, roba che a priori non avrebbe mai detto avrebbe funzionato, invece funziona benissimo. Questo è un esempio, ma da poi il gancio fa sì che uno si domanda: ma quante altre cose posso digitalizzare nel modo in cui faccio business? Ci do un po' di esempi. Noi abbiamo una serie di soluzioni che chiamiamo City Analytics, in cui andiamo a mappare il flusso delle persone e forniamo questi dati in modo strutturato, grafico, ai comuni per pianificazione urbana, lo citava anche il relatore di GPDECO, quindi cose interessanti come capire anche la organizzazione, le persone dove lavorano di giorno, dove vivono di notte, come si spostano durante la giornata, dove vengono, dove vanno, per esempio in occasione dell'evento di Formula E, il Gran Premio ormai è tenuto a Roma l'anno scorso, abbiamo fornito tutto un report in cui si vedeva quante persone venivano a vedere l'evento tramite la metropolitana, tramite il treno, tramite dall'aeroporto, chi veniva da Roma, chi veniva dalla provincia, chi dalla regione, chi da fuori Italia. Quindi una serie di informazioni numeriche molto molto utili poi per i municipi che fanno la pianificazione urbana, sia delle infrastrutture sul lungo periodo, sia poi della gestione dell'evento real time. Allora, su questa, diciamo, suite di City Analytics che abbiamo come software as a service per i nostri clienti municipi, abbiamo poi capitalizzato, nel senso che quando c'è stato il tema del Covid, abbiamo detto: ma sai che c'è, chi comincia a dare le informazioni aggiustate in funzione delle esigenze di Covid? E quindi c'è questa mappa di mobilità Covid che vi ho dato gratuita a tutti i comuni, in cui loro potevano vedere prima e dopo il Covid come la persona che stava muovendo, e quindi si è visto benissimo l'effetto del lockdown, la ripresa e poi la ripresa differenziata, quindi cose come migrazione delle persone verso le seconde case, verso il mare, le città che sono temporaneamente spopolate, adesso che hanno ripreso vigore, eccetera. Quindi tutta una serie di informazioni che poi il municipio vive real time e vede l'infinità di use case che possono venire fuori da queste soluzioni, da queste informazioni. Tra l'altro, sempre nell'ottica di digitalizzare questa relazione, abbiamo messo in piedi tutto un programma che chiamiamo Urban, una piattaforma online in cui i servizi che eroghiamo sono disponibili ai nostri clienti, che sia l'autobus elettrico, che sia il paro della luce, e addirittura il cittadino può andare a segnalare un'irregolarità, un problema, il guasto del paro della luce. Noi riceviamo tramite app la segnalazione del cittadino, real time va alle squadre sul territorio, diciamo l'app, un iPad con cui vedere le richieste di intervento, intervengono in real time, diamo feedback sia al cittadino che al nostro cliente della venuta risoluzione del guasto, e grazie a tutta questa digitalizzazione, oltre a enormi costi, cioè saving sui costi, abbiamo anche un impatto positivo sulla velocità di risoluzione del guasto, perché tutto real time trasferito ai vari soggetti, non c'è il tempo di processing della mail, della telefonata, è tutto molto molto veloce. Ecco, in 30 secondi, chiedo scusa, ma in 30 secondi la risposta su perché abbiamo ancora così pochi bus in Italia? Allora, chiaramente noi stiamo lavorando duro per far sì che questa roba acceleri. Chiaramente poi c'è anche il cliente in tutto ciò, quindi i tempi guida un po' il cliente. C'è un grosso piano di finanziamento pubblico varato l'anno scorso, che sicuramente crea le basi per, adesso poi c'è il recovery fund europeo che va a aggiustare il tiro, poi l'Italia è un po' il paese dei decreti attuativi, cioè poi scopri che nel decreto attuativo la parolina è stata scritta male, per cui utilizzare bene quel fondo per fornire la soluzione al cliente, al municipio, non è elementare,
noi stiamo lavorando duro per fare la nostra parte, quindi stimolare con strumenti tipo project financing la progettualità lato privato, perché poi comunque è difficile fare questa roba, quindi i municipi ti capisco sono in difficoltà a implementare questa roba. Ecco, noi come player industriale privato mettiamo a fattor comune la progettualità, poi partecipiamo ai processi di gara e in modo competitivo cerchiamo di vincere. Il tema appunto è questo, cioè fare in modo che lato clienti la cosa accelere, quindi lato nostro piena disponibilità, come cittadino, quindi lo cappello cittadino italiano, mi auguro che la cosa diventi realtà anche da noi il prima possibile. Grazie. Adesso per Luigi Contestabile, sempre in due minuti, anche qualcosa di meno, la domanda generale, e poi c'è una domanda dal pubblico di Chiara Cazzaniga che chiede che cosa si sta facendo in particolare per il target a ridotta mobilità. Sì, allora sulla domanda generale, oggi serve un po' la palla di vetro per sapere bene come, che piega prenderanno le cose. Diciamo, in questo momento si intravede per noi una riduzione del business relativo a chi si sposta per lavoro e invece qualche buona possibilità in più rispetto a quello che è l'utilizzo del treno per lo svago, il tempo libero e la vacanza. Quindi probabilmente questo Covid cambierà un po', potrebbe cambiare in parte, diciamo, l'equilibrio nei sistemi di utilizzo del treno. Per quanto riguarda più strettamente le stazioni, almeno nel breve e medio termine, quello che stiamo assistendo e quello che in qualche modo stiamo cercando anche di incentivare sono tutte le iniziative delle amministrazioni pubbliche per massimizzare l'utilizzo della bicicletta per raggiungere la stazione. Bici a pedalata muscolare, bici a pedalata assistita. Sappiamo che la stragrande maggioranza delle persone che raggiunge una stazione lo fa da non più di 3 km e quindi in realtà sappiamo bene che oggi la bicicletta in larga parte d'Italia può rappresentare un'alternativa valida, a basso costo, comoda, veloce per raggiungere le stazioni, e stiamo cercando, come dire, di aiutare molto i comuni a implementare questo tipo di soluzioni. Garantisce il distanziamento sociale e non utilizza troppo spazio urbano. Per venire invece alla domanda specifica sui PRM, insomma, noi abbiamo in materia tutta una vasta serie di regolamenti che RFI deve rispettare, e c'è un piano abbastanza ambizioso di adeguamento alla normativa. Ovviamente tutte le nuove stazioni sono progettate con tutte queste accortezze. Tutte le vecchie stazioni, che come sapete, insomma, alcune risalgono alla seconda metà dell'Ottocento, sono oggetto di lavori. Sono tante, sono lavori costosi, quindi ovviamente ci vuole tempo. Rete ferroviaria ha un sistema di sale blu anche per assistere persone a ridotta mobilità, che insomma mi risulta essere particolarmente apprezzato. Anche su quello ovviamente l'azienda sta investendo, e speriamo, come dire, di poter estendere ulteriormente questo tipo di servizio. Grazie, siamo veramente in chiusura, e quindi do la per una battuta finale da 30 secondi a Claudio Bertone. Mi ero tenuto i 7 minuti nel secondo, sarà durissima. Ma noi crediamo che le città, per si è parlato di spopolamento, si torna al ritorno ai borghi, eccetera, stanno già dimostrando di essere vive. Cito solo una frase, qualcuno affermava che l'economia della coscienza non si genera in solitudine ma interagendo con altra conoscenza, che non viaggia facilmente via email. Io credo che l'opportunità sia che tutti noi, il sistema, ne abbiamo parlato, ne hanno parlato gli altri relatori, facciano gioco di squadra per accelerare alcuni processi che erano già in corso, di piste ciclabili, noi siamo city provider, si lavori insieme con istituzioni, cittadini, con aziende, media che portano queste best practice alla visione di tutti, e il nostro mezzo credo
che sarà ancora centrale, sarà vissuto più consapevole, perché la nostra pubblicità poi è utile alla città. Grazie. Grazie a tutti, il dibattito è stato credo stimolante, utile e proficuo, e intanto continua il Salone della CSR con i prossimi eventi. Grazie ancora.